Sono deserte le strade di Freetown in Sierra Leone, nello stato dell'Africa occidentale più colpito dal virus letale di Ebola. Il presidente Ernest Bai Koroma ha ordinato alla popolazione di non uscire di casa fino a domenica, come già avvenuto a settembre. Negozi, bar, ristoranti, uffici chiusi ed è stato di coprifuoco per i prossimi 3 giorni per combattere la diffusione del terribile virus. In queste ore il paese è completamente fermo, tutto quanto è chiuso, 6 milioni di persone tutti a casa propria, tutti sono chiamati a rimanere a casa. Dopo una giornata di folli corse, ultimi acquisti, adesso ognuno deve arrangiarsi per 3 giorni. E siamo in una fase conclusiva dell'epidemia, quindi questo fuoco vuole essere una spallata finale alla diffusione del contagio. 3 gli stati più colpiti, oltre a Sierra Leone ci sono Guinea e Liberia. L'ultimo bilancio confermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 10.000 morti dallo scoppio di quest'ultima epidemia, quasi 25.000 le infezioni accertate fino ad ora. Una febbre emorragica con un livello di mortalità fra il 50 e il 90%. L'obiettivo è quello di colpire Ebola alla fonte, spingere la popolazione a non abbassare la guardia anche se le nuove infezioni in Sierra Leone sono radicalmente diminuite. Dopo 20 giorni senza contagi, l'Ebola infatti è tornata in Liberia, dove è stato confermato un nuovo caso. Una donna si è ammalata a Monrovia, capitale del paese, che ha pagato un tributo di 4.000 vittime, e la situazione rimane critica anche in Guinea. Il coprifuoco istituito invece a settembre, senza 3 giorni, in quel caso la motivazione era quella di scovare tutti i nuovi casi nascosti, c'erano ancora molte persone contagiate e non note, e quindi in quell'occasione dei team giravano casa per casa alla ricerca di nuovi casi di Ebola. Ora invece i numeri sono drasticamente diminuiti, siamo a 3, 4, 5 nuovi casi al giorno rispetto a una media di 60-90 casi durante il mese di dicembre. E quindi siamo alla fine e questa è un'azione di forza per dare la chiusura finale a questa tragedia.